Fulvio Marino, ormai, pane quotidiano sempre, e tu ci sei sempre. Sempre che pane ci fai oggi? Una cosa meravigliosa perché io l'ho vista. Sì, oggi siamo con le erbe, quindi facciamo una treccia di pane aromatico. Utilizzeremo delle erbe, il timo, la maggiorana, l'origano, i semi misti, sesamo, girasole, lino e le olive. Io inizio a farti vedere l'impasto perché è molto semplice, ma come sempre ci vuole il suo tempo. Quindi metteremo un chilo di farina tipo 2 di grano tenero, una farina che ha ancora all'interno una leggerissima parte di fibra e il germe vivo del chicco, proprio che ci dà sapore e anche soprattutto nutrienza. 250 grammi del nostro lievito madre, l'acqua totale sono 650 grammi, andiamo a mettere circa 630 grammi di acqua e iniziamo ad impastare facendo amalgamare bene il nostro lievito madre con la farina e l'acqua, fino a quando abbiamo un impasto abbastanza omogeneo, e dopodiché andremo ad aggiungere il sale e dopo, alla fine, solo alla fine, 50 grammi di olio che ci daranno quel sapore ma anche quella estensibilità per dare poi alla nostra treccia, alla formatura della nostra treccia, una lavorazione più facile ma soprattutto anche migliore a livello anche tecnico. Vedi, io vado avanti con il cucchiaio come sempre, non sporcandomi le mani. È freddo. Così almeno facciamo prima questo preimpasto che poi dovrà lievitare, sì. Lo impariamo, che tanto è un po' una tecnica che tu ci hai insegnato, no? Il fatto di usare, esatto, la boule per non sporcarsi le mani. Guarda, vedi. E poi, esatto, e poi perché poi si impasta invece sale, un goccio d'acqua, un goccio d'acqua, dopo sale. Lo andiamo a far assorbire allora, bene. Il lievito non ti serve più, no, perché fatto, l'hai messo. Usato. E poi metteremo, hai detto che se non vogliamo mettere tutto il lievito madre, il lievito di birra. Bravissima, il lievito di birra, ne metteremo 8 grammi di lievito di birra se non abbiamo il lievito madre. A questo punto andiamo ad aggiungere l'olio e nella prima lievitazione poi divideremo l'impasto in tre parti, proprio perché facciamo una treccia, e andremo a far amalgamare i nostri ingredienti che... Questo quanto deve lievitare adesso così? Allora, adesso io finisco l'impasto, poi ti farò vedere, lo dividerò in tre parti e andremo a amalgamare gli ingredienti, e poi deve lievitare, diciamo, a temperatura ambiente per circa un paio d'ore. Va bene, allora torno dopo quando li dividiamo e poi vediamo, esatto, la lievitazione. Grazie! Fiore di pane, Fulvio! Il nostro impasto... Sì. Che abbiamo spiegato bene prima. Adesso, dopo che abbiamo fatto riposare un po', andiamo a dividerlo in tre parti. Io oggi mi sono già preparato tutto qua, esatto, pronto. Nel primo mettiamo delle erbe aromatiche, quelle che abbiamo in giardino, sul terrazzo, timo, maggiorana e olive, 50 grammi. Andiamo a impastarlo. Nell'altro io ho preso sempre 50 grammi di semi misti con il rosmarino e andiamo, okay, a continuare a far amalgamare il nostro impasto fino a quando è ben amalgamato, e nell'ultimo l'origano. Perché facendo... facciamo il pane aromatico, quindi, esatto, abbiamo preso un chilo di farina tipo 2 grano tenero, perfetto, poi 650 grammi di acqua, 250 di lievito madre, 20 di sale, 50 di olio d'oliva. Perfetto. L'abbiamo diviso in tre e poi li abbiamo mischiati. Impastato, così. Lo facciamo lievitare in frigorifero per 8 ore, vedi, io li ho già pronti, quindi qua naturalmente, ore, sempre coperti da pellicola, perché ci serve un impasto freddo. Cosa succede? Io in questo caso mi sono messo avanti coi tempi e ho diviso l'impasto freddo facendolo rilassare leggermente su una teglia, creando proprio dei filoncini, in questo caso da 300 grammi, perché dipende un quindi po'. Quindi una volta impastato con le erbe le hai messi in frigorifero, poi le ho tirati fuori, okay, e ho iniziato a fare delle pezzature da 300 grammi perché sono quelle che mi servono, okay, per fare... Ok, sono fredde queste? Sì, fredde, e le lasciamo stemperare una mezz'oretta fuori. A questo punto andiamo ad allungarci con una leggerissima farina sul tavolo dei filoni, vedi, lasciando le punte leggermente più fini, uno, poi il secondo, questo è coi semi, avremo tre consistenze leggermente diverse, quindi vedi che questo mi oppone leggermente più resistenza, esatto, ma noi semplicemente ascoltiamo l'impasto e vedi, e lo facciamo diventare uguale. L'ultimo, questo con le erbe miste e le nostre olive, questo è il più morbido di tutti, proprio perché le olive rilasciano comunque... Diamo più forza o meno forza, esatto, no? Ci andiamo proprio dietro. E andiamo a fare questo lavoro qui, creando tre filoni belli allungati. Naturalmente, se non vengono subito, andiamo avanti a stenderli leggermente. L'importante è sentire l'impasto. E a questo punto andiamo a prepararci la nostra treccia con i tre capi. E poi alla tua bambina farai le trecce con, certo, i capelli lunghi. E andiamo a intrecciarci il nostro impasto.
eccoci qua, allungandolo leggermente quando lo prepariamo. Vedi? Arance ancora più rosse, facciamo le trecce con Lucio Battisti, appunto. Vedi, andiamo proprio a allungarlo. La canzone del sole. Ecco. Qua e lo chiudiamo così, in questa maniera. La treccia di Rapunzel, praticamente. Bella lunga. Io qui ho preso uno stampo già oliato da circa 20 centimetri e andiamo semplicemente... Ti serve questo, no? No, basta. Andiamo semplicemente, delicatamente, a farlo andare dentro, aggiustandocelo. Quindi è molto semplice, a parte l'impasto, che è sì, unico, poi dividiamo. La specialità sono naturalmente gli impasti, che esatto. Qui, avendo queste due lievitazioni, possiamo divertirci anche a aromatizzarli molto, a giocare con le farine diverse, dipende dal tempo che abbiamo e quanto vogliamo divertirci. A questo punto l'impasto deve raddoppiare di volume. Naturalmente io questo è già quasi pronto, ma lo vediamo proprio perché, vedi, lo schiacciamo e torna su. E ci vorrà un paio d'ore. Sì, un paio d'ore, anche perché ricordiamoci che abbiamo un impasto freddo. In questo momento, quando l'impasto è pronto, abbiamo la cottura, che è in due tempi, perché abbiamo tanti ingredienti dentro. Quindi iniziamo a cuocere a 250 gradi per i primi 10 minuti, in forno statico. Okay. Dopodiché abbassiamo a 200 gradi e finiamo la cottura per 20 minuti. Ok, 15-20. Esatto, e a questo punto noi andiamo a tirar fuori il nostro... la nostra ciambella di erbe aromatiche, sì, dopo tanto, poi qui non si butta ce niente, la mettiamo bella bollente, perché non tira fuori ustionante, perché però giustamente... voglio fartela vedere dentro. Guarda che bella la bellezza, e questo è proprio un pane che contiene la primavera, ma sì, poi sì, soprattutto davvero. Possiamo mettercelo al centro del tavolo. Poi questo è già buono vanno... così. Sì, esatto. Poi lui ha preparato del pomodori secco, secchi, del formaggio del Praga, spalmabile del, e del prosciutto, del, ma del questo effettivamente può essere esatto, divertente, può essere... A mettere... Adesso noi ci facciamo un piccolo panino, se il nostro scoiattolo... guarda. Ci chiama. Sì, la telefonata adesso c'è. Mettiamo questo. Allora, guarda, vedi, possiamo fare anche quasi delle bruschette. Delle bruschettine, Guarda che Alfio sta... Hai avuto la lasagna, Alfio, la millefoglie? Allora basta, non è che puoi aver tutto. E adesso ne taglio una fetta. E poi comunque questo niente, pane è meraviglioso così. Grazie Fulvio, lo porto.